Ciao belli, bentornati sul canale. Questa sera video molto breve e un po' particolare, come avete visto dal titolo. Sono venuto sul randagione a prendere il ventilatore perché per la Lolina, perché l'aria condizionata non basta, almeno così gliela spariamo addosso bella fresca. Video un po' particolare perché questo weekend è stato veramente un weekend da incubo. Ero al borghetto sul Mincio e ero al camper park in Visconteo a trovare David e Nela. E niente, ho detto faccio un weekend così vicino, visto il caldo, perché sembra di stare nella foresta amazzonica, non ci vuole mollare questo caldo, caldo afoso poi tra l'altro, qua al lago si sta schiattando, pieno di moscerini, caldo che c'è un'umidità che si schiatta, sull'andagione adesso ci sono 37 gradi e ho aperto un po' fuori, però vabbè niente, è successo che, la taglio corta, è successo che sabato sera mentre ero lì a Borghetto, c'era la festa della birra, ho detto vado giù a trovare i ragazzi e poi andiamo alla festa della birra a fare un giro. Mi ha chiamato la Mari, mia mamma, che Piero non stava bene, mio papà non stava bene e abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza. Volevo ringraziare i volontari della Croce Rossa di Pozzolengo, grazie, siete stati fantastici, bravi. E abbiamo dovuto portare mio papà al pronto soccorso perché non si è sentito bene per colpa del caldo, ha avuto un po' di problemi, però diciamo che si è risolto un po' tutto. Lui poi, essendo diabetico, questo caldo gli fa sballare un po' la glicemia su e giù, però si è risolto tutto, adesso sta riprendendo e ce l'ho qui a casa con l'aria condizionata sempre accesa perché con questo caldo soffre parecchio. E niente, sono dovuto correre a casa, per fortuna ero vicino, ma sai quando ti senti qualcosa, no? Che dici, ma non vado distante, perché così, non vado distante, ma sai che come se nell'aria senti qualcosa, no? E allora sono andato qua vicino, che è qua a mezz'oretta di strada, per fortuna. Niente, abbiamo portato è venuta la Croce Rossa di Pozzolengo, come dicevo, l'abbiamo portato al pronto soccorso di Desenzano. Volevo ringraziare anche i dottori del pronto soccorso di Desenzano, che sono stati bravissimi anche loro. E niente, piccola vicenda che il medico dell'automedica mi aveva detto di dargli dietro il borsello dove ha dentro tutte le medicine, mio papà. E quando sono andato a prenderlo la mattina, perché sono stato in ballo tutta la notte, perché gli hanno fatto tutti gli esami, gli hanno fatto il cardiogramma, insomma gli hanno fatto un po' tutti gli esami, e c'era questo borsello dove ha dentro tutte le medicine, tutta la macchinetta per provare la glicemia, queste cose. E niente, quando sono andato a prendere mio papà non c'era più questo borsello, era sparito. Purtroppo a lui serviva, perché appunto ci sono dentro le medicine per la diabete, no? Fortunatamente nel scendere al pronto soccorso, insomma, non c'era. Mi hanno detto sarà rimasto sull'ambulanza, devi contattare l'ambulanza e la Croce Rossa e vedere se è rimasto sopra. Fortunatamente nel scendere dal pronto soccorso di Desenzano ho trovato una pattuglia di carabinieri, volevo ringraziare specialmente loro due, questi due carabinieri, che sono stati di una gentilezza, di un brave, proprio bravi, 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 grazie ancora se vi riconoscete nel video, perché uno mi ha detto che mi conosce, mi fa ma tu sei randaggio 71? Perciò se ti riconosci io ti ringrazio di cuore per quello che hai fatto. Niente, mi hanno aiutato praticamente, mi hanno accompagnato alla Croce Rossa, alla sede della Croce Rossa, mi hanno aiutato a capire dove era finito questo borsello. Si sono sbattuti tantissimo, mi hanno telefonato perché mi fa guarda vai a casa, porta a casa tuo papà, noi vediamo di rintracciare l'ambulanza che ha fatto l'intervento e vediamo se questo borsello era sopra. Fortunatamente il borsello nel caricare mio papà sull'ambulanza, l'infermiere l'ho appoggiato un attimo sul letto e è rimasto lì. Fortunatamente quando sono rientrato in casa l'ho ritrovato e perciò ho messo in allarme tutti e non ce n'era bisogno. Volevo chiedere scusa e volevo veramente ringraziare questi due carabinieri perché veramente mi hanno seguito, hanno fatto un sacco di telefonate, hanno fatto un sacco di ricerche, perciò grazie ai carabinieri di Desenzano, grazie alla Croce Rossa di Pozzolengo e grazie ai medici di Desenzano.
Un video un po' così, scusate se lo faccio, ma ci tengo a farlo perché veramente sono state tutte delle persone fantastiche e mi hanno aiutato veramente nel momento un po', sai, quando succedono queste cose, specialmente ai tuoi familiari, resti un po' agitato. Grazie di cuore, se vi riconoscete scrivete pure qua sotto nei commenti e se passate da Sirmione quando non sarete in servizio vi pagherò una birra. Comunque adesso Piero sta bene, si sta riprendendo comunque perché ha avuto una sorta di collasso, diciamo. Piero sta bene, perciò vedremo se questo weekend, non so ancora se andrò via o se resterò a casa, comunque vedrò di organizzare qualcosa per fare un nuovo video. Grazie ancora a tutti e spero di non avervi annoiato, però ci tenevo veramente a fare questo ringraziamento. Ciao belli, grazie ancora.